Questa è una delle colazioni che preferisco in assoluto ed è anche molto veloce. E come fonte proteica, chiaramente, le nostre proteine. Dimmi, protein. Con questo super shaker, guarda che bomba. Detto questo, buongiorno a tutti. Faccio vedere il mio mezzo di trasporto per andare a lavoro. Io ormai vado a lavoro solo con il mio skate, fatto da me, tra l'altro. È la quinta volta che provo questa intro, ma non mi viene mai. Eccoci qua in una nuova puntata del diario calistenico. Certo, chiamarla ancora diario calistenico forse non è il nome adatto. Ecco, in questi anni molti di voi ci hanno visto in varie vesti, dai lavori duri al gorilla survival, ai vlog, al diario calistenico appunto. Abbiamo fatto video ignoranti, challenge, di tutto e di più. Ci siamo messi alla prova. Ma molti di voi ci conoscono anche per i workout. Tanti di voi ci fermano e dicono: grazie ai vostri workout io ho iniziato ad allenarmi. E questo mi fa molto piacere. Però noi non siamo solo questo. Innanzitutto abbiamo fatto una scelta negli ultimi mesi, quello di separare le due cose. Abbiamo creato un secondo canale che si chiama appunto Street Gorilla Workout. Se voi ci seguite per gli allenamenti lo trovate in descrizione. Però molti di voi ci conoscono anche per il nostro aspetto umano. Abbiamo portato sui social tanto di noi, le nostre relazioni, il nostro modo di vivere, la nostra dieta, i nostri fallimenti e anche tanti successi. Vogliamo continuare a farlo, anche perché molti di voi si sono affezionati anche un po' al nostro personaggio. Ma ci sono ancora tante cose di noi che non sapete. Una di queste, ad esempio, è la mia passione che ho per gli sport da combattimento. In questi mesi ho portato un po' di contenuti sui social, ho visto che molti vi sono piaciuti e voglio continuare a farlo. Ecco, oggi ho deciso di andare dal migliore, Giacobbe Fragomeni. Ciao ragazzi, sono Giacobbe Fragomeni. Sono campione del mondo di pugilato dei massimi leggeri 2008, 2009 e 2012. Adesso siamo in palestra, nella mia palestra, insieme a Domenico abbiamo fatto delle tecniche di pugilato dove lui ha delle pecche e stiamo cercando di aggiustarle. Nel video che vedrete appunto il lavoro che abbiamo fatto. Lui non è male, però c'è da migliorare molto. E per migliorare è venuto da me, dal migliore. Vi ringrazio per l'ascolto e ci vediamo alla prossima. Ragazzi, buongiorno a tutti. Oggi siamo proprio un personaggio della Madonna, ragazzi. Insomma, non è che ogni giorno troviamo campioni del mondo, possiamo dirlo, campioni del mondo, di danza classica. Di danza classica. E niente, oggi sono qua, sono venuto qua per farvi massacrare, insomma. Noi Il massacrare. massacro sulla tecnica, sulla pratica e sui tuoi difetti. Ti faccio lavorare fino a avere le braccia più grosse di quelle che hai. Va bene. Sono un cazzo, mi sono mancato a terra di faccia. No, è fantastico. È comunque vediamo che devi fare per farci. Tutto chiuso e da qua inizio. Questa striscia è ma. Vengo di qua, guarda dove è la mano. Se io vedo questo, c'è qualcosa di sbagliato. Hai capito? Vado di qua e c'è questo. Questo non va bene, quindi andate di qua. Allora qua posso diventare, pam, e ritorno, sempre, qua se mi attacco, bam, e ritorno. Se mi porto il gancio e faccio questo lavoro qua, non so, fuori dalla linea. Infatti invece devo fare pam, perché la mia faccia è qua, pam, ok. La mia faccia esce di qua perché io adesso mi sono spostato, però la linea è rimasta qua. Sennò, e cosa succede se io faccio così? Esco fuori e cosa fai? Posso Hai entrare. capito? Cioè,
È stata una giornata veramente bella perché lui è una persona molto umile, molto spontanea, sincera e soprattutto si vede che ne sa. Cioè mi ha visto alcune cose che dovevo modificare sulla tecnica e soprattutto lui si vede che è una persona che ha molta esperienza, si vede che è una persona che ne sa. Non gliene frega niente delle telecamere, di tutto quello che c'è intorno, ma voleva fare bene il suo lavoro. Mi ha visto le mie carenze, abbiamo lavorato sulle basi. Prima di poter picchiare devi imparare a camminare e lui oggi mi ha insegnato un pochino a camminare. Perché devi farlo piano, sempre ti metti passetto, deve essere una cosa che praticamente devi diventare tua. Ok, ma esci sinistro, sinistro destro, ok, bamba o bamba, ok, bamba diretto sinistro. Oggi l'allenamento è un emo da 8 pull up per 80 minuti di seguito senza mai riposarsi, una cosa veramente micidiale. L'altra volta l'ho già chiuso, oggi voglio fare metà dell'allenamento con una zavorra da 4 kg alle caviglie. Voglio vedere se riesco a arrivare fino alla fine. Bene raga, come potete vedere sono sudato, sono già mezzo bianco. È massacrante questo allenamento, però 40 minuti finiti, adesso finalmente posso togliere le zavorre. 4 kg però, fidatevi che si sentono tutte. Sono libero. Adesso continuiamo, altri 40 minuti. Faccio le griglie, come i bambini, e ogni serie completata ci faccio semplicemente un puntino. Così per 8, in modo tale che arrivo a 80 serie. Ho una piccola cosa per fare muscle up da stanchi, ovvero ho 20 push up ogni 30 secondi e poi di seguito devo attaccare alla sbarra e fare 3 muscle up in 5 minuti emo di seguito, cioè senza riposarmi dai push up ai muscle up. Prima parte del workout finita, finalmente ho fatto 70 minuti, non 80, perché i primi 40 mi hanno devastato, anche perché sono ritardissimo e devo uscire a fare una corsetta, perché adesso vi racconterò un po' una cosa. 70 minuti di nulla, nulla. Per chiudere andiamo a uscire a fare shopping. E muovi con gli obliqui, e da qua inizi. E da qua inizi, ma ammortizzi sempre le mani attaccate, perché se lasci staccate io ti, e ti pigli da solo, bravo, qui va, guarda come vai, via, passa sotto, via, passa sotto, oh, e rientra, va, prova, via, passa sotto, 1, 2, 3, che guarda, sì. Sei concentrato, dai, concentrato, sinistro montante, cazzo, ancora, via, va. Vai. Fai sinistro, destro, sinistro, montante destro, gancio sinistro, in velocità e poi torni lì. Bravo. 1, 2, 3, 4, su, bravo. Ok. Le volte fai questo qua. Ok. Allora come faccio il sacco? Io mi metto sempre qua. Ma. Sempre qua, con la mano qua, Okay. Sempre il punto qua, e vado da questa parte e faccio questo qua, okay. In modo che anche se tu trovi uno alto dal basso verso l'alto, lui porta il sinistro, okay. Non c'è bisogno di fare così, okay. Quindi ti abbassi, vai, punto e ci arrivi. Non deve essere uno sforzo, ok. E invece noi ti
schifo, devi essere una cosa proprio come se tu fossi scazzato, però se tu qua non ci sei, capito? Ci sei sempre e c'è sempre il figlio di te. Sono molto contento della giornata di oggi perché per me è un onore essere seguito da una persona del genere. Sicuramente ho ancora tanto lavoro da fare. Ovviamente continuerò con questo percorso sul pugilato. Lo porterò insieme al calisthenics. Continuerò a fare le mie gare di calisthenics, a migliorare. Però adesso, una volta a settimana, per quanto possibile, vorrei portare avanti entrambe le cose. E sicuramente mi piacerebbe continuare ad allenarmi con Giacobbe, perché mi sono trovato bene, veramente bene. Ultima parte dell'allenamento di oggi, 5 km di corsa a un ritmo abbastanza sostenuto, perché dovrò fare una gara che adesso non vi dico, ma prima andiamo a correre. Bene raga, gli ultimi metri di corsa e ci siamo finalmente. Bene raga, perché faccio tutto ciò? Perché come vi avevo raccontato tempo fa, in realtà, che mi ero intrippato con la bici, con la corsa, e avevo intenzione appunto di fare una gara di triathlon. L'unico problema è che il triathlon, come ben sapete, ha il nuoto di mezzo, e essendo che il nuotare non vado mai, veramente mai, non me la sento di fare una gara di triathlon, perché sarebbe folle andare comunque a fare una cosa che non alleni mai. Però l'unica cosa che alleno è che riesco a allenare ogni tanto è appunto la corsa e la bicicletta, anche perché mi sto divertendo a farlo. C'è una gara che si può fare solo queste due cose, ovvero il duathlon. È una gara che comprende corsa, bici e poi di nuovo corsa, quindi non c'è il nuoto. La parte del nuoto è sostituita da una parte di corsa, chiaramente. Farò la mia prima gara di duathlon. Ovviamente non so assolutamente come sarà questa gara, perché non mi sto preparare per una gara del genere. Maestro Giga, aiutaci. Quante cazzate sta dicendo questo qua? Quante cazzate sta dicendo? Che gara deve partecipare? Gli scacchi? Non so neanche contare. Vuole neanche gli scacchi sta partecipare. La dama forse. La dama forse sta partecipare. Quello lì vedi cos'è? Sentiamo. Scrivetelo sotto nei commenti. Il maestro Gira è un P. Ecco. Con questa P. Esattamente come Claudio. Claudio Paradiso è un P. Che cosa però? Non si sa. Vediamo chi indovina. Chiudete nei commenti. Tutte e due vogliamo le definizioni. Tutte e due. Sotto. Un bacino sulla bocca a chi indovina. Comunque vedremo questa gara come andrà. Piccolo spoiler, la vedrete in un prossimo video. Oh yeah!